Dopo Venezia la parola d'ordine era reagire. Ora, dopo Pordenone, a mio avviso, diventa proseguire, che significa dare continuità. C'è la sensazione che gli ultimi 30 minuti, il secondo tempo della partita con Pordenone, possa essere stato un po', dico io, la svolta per questa squadra e per questo campionato, dopo l'inizio. Ma sicuramente è stata una dimostrazione di forza incredibile, perché andare sotto di due gol e avere nel secondo tempo, dopo aver giocato anche altre due partite importanti, sotto l'aspetto dell'intensità, una Sant'Angelo e una con Venezia, soprattutto poi venendo da Venezia con i due schiaffi che ci hanno dato, non era semplice, quindi c'è stata veramente una grossa dimostrazione di forza. Come hai detto te, adesso dobbiamo proseguire, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento nella seconda parte del primo tempo contro il Venezia. Dobbiamo dare continuità a quella che è la prestazione e dare continuità a quello che è il risultato. Sarebbe peccato non proseguire, anche perché i mezzi ce li abbiamo, affrontiamo, sappiamo che il campionato è questo, non è un campionato semplice, sappiamo che ogni partita ha una storia a sé, dobbiamo essere pronti a affrontarlo con le giuste armi, che sono quelle armi che sono poi abbiamo dimostrato, perché abbiamo dimostrato la prima parte con Venezia, abbiamo dimostrato in maniera forte, l'abbiamo dimostrato nella seconda parte, dopo il secondo gol contro il Pordenone. Mister, hai accettato con grande compostezza e serenità anche le critiche che sono piovute, ma dentro l'uomo Apolloni, come si riesce a gestire le critiche in un momento negativo? Con il lavoro, con la serenità? Il lavoro sicuramente è la cosa più importante, avere le persone giuste nella società, intorno con le persone valide, avere anche gli stessi calciatori. Io penso che il contesto di un allenatore sia determinante, perché chiaro, se non hai una società che ti appoggia, non hai anche gli stessi giocatori, uno staff, i collaboratori, tutti quelli che sono intorno a fare una calcio, diventa difficile. Io penso di essere fortunato sotto questo punto di vista qui, perché vedo altre società dove poi l'allenatore è lasciato proprio da solo e a morire, tra virgolette. Ma il calcio è uno spettacolo, e all'interno ci sono delle regole, e questa fa parte del calcio. Le sue regole sono queste. La cosa che mi preme è che io l'ho sempre mantenuto da calciatore, perché le critiche, ripeto, fanno parte del calcio. Ci sono critiche importanti, positive e altre negative, ma cerco sempre di prendere le critiche in maniera costruttiva, sapendo dove migliorare, sapendo dove dover continuare a lavorare, perché ci sono degli elementi che mi danno delle certezze. Elementi, parlo situazionali, di quello che è l'allenamento, di quello che è l'atteggiamento. Lavorare sotto questo punto di vista qui è determinante. Ripeto, l'unica maniera che noi, diciamo, parliamo non soltanto come allenatori, ma nel calcio, è la dimostrazione sul campo attraverso l'atteggiamento, attraverso quello che poi, chiaro, il pallone è rotondo, come si dice tante volte, la palla va in una maniera o un'altra, perché se vado a guardare le partite dietro, non è il mio costume, anzi io guardo sempre quello che è dopo, però guardo le partite indietro, a volte dico, porca miseria, ma se il gol di Nocciolini era convalidato era un'altra cosa, se Nocciolini ancora contro Venezia e fuori gioco non c'era, avesse dato un gol, cioè. Se chiaramente non contano niente, però c'è quel rammarico lì, ma c'è anche la forza di aver visto che comunque questa è la strada del lavoro, la strada della serietà, la strada per poter raggiungere qualsiasi obiettivo. Poi è chiaro che gli obiettivi li abbiamo ben definiti, però ripeto, le difficoltà ci saranno, dobbiamo essere uomini prima di tutto proprio per affrontare queste difficoltà e valorizzare quelle che sono le qualità che la squadra ha. Mister, un'ultima da parte mia, ti chiedo alla Nigeria come sempre qualche anticipazione, se poi sulla formazione se hai qualche dubbio meglio, qualche situazione in particolare che stai valutando anche in reazione alla condizione dei Ah, singoli. dubbi ci sono sempre, perché ripeto, io finché ho dubbi sono contento. Quindi la squadra sta lavorando e sta lavorando tutta insieme. Ci sono, ma questi poi ho ancora tempo sia stasera che domani, dopo anche tra virgolette il risveglio muscolare che la squadra farà, togliermi quei dubbi e poi mettere la squadra migliore, la squadra che ripeto, che ha l'atteggiamento giusto per affrontare quella che è una gara contro la Virolef, che non è semplice se viene affrontata con l'atteggiamento sbagliato, con il pensiero di essere rilassati, perché di essere tranquilli di affrontare una squadretta, perché la BNF che era proprio contraria non ha perso ancora una partita. E poi è una squadra anche che ha niente aperto, perché è stata ripescata, proprio lavora su questa forza qui, che
sono stato di Pescara, ma nulla da cambiato, se non quella di divertirsi, quella di dimostrare sia individualmente che come squadra il proprio valore. Noi dobbiamo affrontarla come avranno loro l'atteggiamento, con lo stesso loro atteggiamento, una squadra determinata, concentrata, cattiva agonisticamente, che vuole fare risultati. Ci conferma che sono già recuperati Giorgino e Guazzo? Sì, sono a disposizione di entrambi i parti dei convocati. Ok, quanto invece a Mazzocchi, chiaramente c'è qualche novità riguardo a quando potrebbe rientrare? Ma dovrebbe fare, se non sbaglio, dovrebbe fare lunedì prossimo una visita di controllo a livello di una risonanza magnetica per valutare un po' quello che è, come sta procedendo. Se non sbaglio, sono 3 settimane di cui ha. Quindi valutiamo, ecco, di giorno in giorno, e lunedì abbiamo l'esame anche per poter valutare come sta lavorando e come sta andando il percorso. A proposito, prima parlava il collega delle critiche, comunque di tante opinioni, diciamo, che girano attorno a questa squadra, molte sono riferite a quello che è il modulo. La sensazione è che comunque potremmo rivedere quello che avevamo visto a Pordenone, ovvero un 3-4-3, 3-4-2-1, come lo si vuole chiamare. È quella la strada, oppure tra i vari dubbi che hai, che scioglierai in questi 2 giorni, c'è anche un dubbio legato a quello che può essere il modulo? Ah, sicuramente sia il modulo che abbiamo fatto domenica a Pordenone, sia sabato a Pordenone, sia quello che abbiamo fatto contro Venezia hanno dato delle impronte importanti, positive, e altri alcuni meno. Sto decidendo ancora, sto ancora pensando e sto valutando quello che può essere gli equilibri giusti che la squadra deve avere, perché è chiaro che all'interno di una squadra bisogna dosare quelle che sono le qualità dei singoli giocatori in funzione anche del modulo. Quindi queste gare che ho fatto mi hanno comunque proiettato a valutare tutte le cose a 360 gradi, tutti i moduli che posso pensare, però ripeto, avendo quegli equilibri che necessitano una squadra di calcio e soprattutto mettendo nelle condizioni migliori i giocatori che ho a disposizione di poter esprimere le proprie qualità. Come si riesce a sposare, credo che sia la cosa un po' forse più complicata, l'esigenza di far prendere ritmo, continuità e automatismi a una formazione, chiamiamola titolare, anche se gli allenatori questo è un termine che non piace spesso, con magari gestire quelli che un po' scalpitano, penso ad esempio Melandri, penso a Ricci, ad altri che anche quando sono entrati hanno sempre fatto bene, e quindi bisogna riuscire a cercare una sorta di via di mezzo. Quanto è difficile, come sta cercando di gestire questa. Ma la cosa è semplice, nel senso che io ho parlato a loro chiaramente, gli ho fatto i complimenti all'inizio settimana dicendo che si sono riusciti a entrare in tutte le partite grazie al lavoro che hanno messo in pratica attraverso gli allenamenti. La strada è quella, cioè, sapere che possono essere chiamati quando meno se lo aspettano, perché Giacomo, penso, faccio un nome, nel senso che magari poteva pensare di essere chiamato in causa visto che ha manifestato ogni tanto un po' l'amarezza, l'illusione. E io ho detto sempre di stare sul pezzo, di non mollare, anche perché un allenatore guarda quello che fanno durante l'allenamento, e se vedi un giocatore comunque che non gioca, però è attivo, è pronto, allora puoi utilizzarlo e puoi avere delle risposte quando viene poi chiamato in causa. Viceversa, se invece il giocatore pensa di fare, non è che viene a fare dispetto a me, perché fa dispetto a se stesso, non impegnandosi e cercare attenzione, io penso che un allenatore, ma non soltanto io, penso tutti gli allenatori, difficilmente prenderanno in considerazione l'elemento per il calciatore, il giocatore, per poterlo utilizzare, anche perché è questione di affidabilità che vedi durante quello che è l'allenamento. Domanda banale, ma scontata, è un messaggio che manda qualcuno, è un esempio. No, non è un esempio, cioè, è un esempio per tutti, cioè, se così il calcio è questo, cioè, un allenatore se vede giocatori magari che giocano meno, che non giocano su niente, e comunque stanno sempre lì attivi sul pezzo. L'occhio dell'allenatore è sempre vigile, guarda, valuta quello che possono essere magari condizioni, magari c'è un momento in cui, tra virgolette, uno che gioca sempre, un momento di flessione, può essere motivo per inserirlo, ma questo chiaramente sta a me inserirlo se mi ha dato già delle risposte attraverso la vita che ho fatto. Viceversa, non posso dare credito a un giocatore che magari in quell'allenamento lì non sta spingendo perché ha amareggiato, perché ha incavolato, perché
discosta quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è la squadra, non è l'obiettivo personale. È chiaro che c'è all'interno l'obiettivo personale, però deve essere l'obiettivo personale in funzione della squadra. Certo, e aggiungo un'ultima domanda. Abbiamo visto un po' l'esplosione, magari lei ce l'aspettava, di Nocciolini con i tre gol, Pordenone ne aveva già fatti due che purtroppo non sono stati convalidati. E lei, ma anche lo staff, perché Matteo Galassi fin da subito ci hanno creduto, l'ha sempre, praticamente sempre schierato. Quindi un po' si aspettava anche lei questa esplosione perché credeva nei mezzi del giocatore. Quante varianti tattiche le permette? Ma giocatori come lui, ma anche, li cito Melandri ancora una volta, rispetto magari a Calaiò e Vacco, che sì, possono anche snaturarsi un po', però le permettono anche di cambiare magari il modulo a partita in corso. Allora, ma Mauro è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, già un ragazzo per bene, un ragazzo a modo, con valori importanti, più qualità tecniche, qualità tattiche, anche si sa adattare anche a vari ruoli. Questo permette alla squadra di cambiare forma, cambiare atteggiamento in campo, in modulo. Quindi questo è un valore importante. Questo poi permette di valutare, a seconda di quello che vede in campo, poi di mettere in maniera diversa, perché Manuel, ripeto, ha dimostrato, lo sta dimostrando, l'ha dimostrato all'inizio della situazione attraverso gli elementi che faceva. Poi al contrario ha fatto un gol incredibile, un gol straordinario, e poi è chiaro che nell'arco di una preparazione non sempre uno brillante, non sempre i carichi riesce a assorbirli. Ha avuto un po' di pressione, però comunque era sempre lì attivo e l'ha dimostrato, comunque lo sta dimostrando. Ripeto, un ragazzo su cui la società sta puntando tanto, perché ha, ripeto, le qualità per fare anche la differenza. Buongiorno mister. Questo miniciclo, chiamiamolo così, è finito in tre partite in 8 giorni. Se lei potesse scegliere magari la formazione migliore, guardando ovviamente a queste tre partite, qual è l'undici che le è piaciuto di più? Figure ormai sono andate. In un'ottica di riproposizione. Ma certo, c'è anche questa possibilità, visto che chiaramente, ripeto, fino alla partita con Venezia la squadra era in crescita, non stava sviluppando un gioco magari eccellente, però era in crescita. Nella prima parte ha confermato quello che era la crescita, nel secondo tempo invece non ha confermato questo. Perché? Perché abbiamo perso un po' di continuità, di gioco, ci siamo abbassati, veramente a livello fisico ancora non eravamo al top, abbiamo perso delle misure, non abbiamo, probabilmente non è stata tirata fuori quella personalità che è stata tirata fuori contro il Pordenone, però è chiaro che alla luce di quello che sono state le gare, un'idea di quello che è una base c'è, nel senso che una squadra su cui un'ossatura c'è. Poi all'interno vengono inseriti quegli elementi, come ho detto prima, come può essere Melandri, come può essere Ricci, come può essere Miglietta, come può essere Simonetti, perché in questo momento qui magari quello che viene considerato meno, però si sta allenando bene. Questa è la cosa più importante per fare anche una valutazione più generale su quelli che poi saranno, perché il campionato è lungo, faccio fatica a pensare che si manterrà una squadra, spero che diverso, ci saranno statura, però ci saranno anche delle variazioni. Prima lei parlava di Albino Leffe come squadra organizzata, aggressiva, che non ha nulla da perdere. Come l'avete studiata, come l'avete inquadrata tatticamente? Ma gioca un 3-5-2, ha dietro dei difensori molto aggressivi che sono bravi anche ad accorciare in avanti. Davanti alla difesa gioca Lovisio, che è un giocatore comunque che ha fatto bene, ha giocato in varie squadre in Serie B, non so se sta facendo anche in Serie A qualche apparizione. Poi ha due mezzali molto bravi, molto dinamiche, Conzi che è bravissimo a inserirsi e che anche predice anche la rigore. Come esterni, ha degli esterni che hanno di gamba, come Cortellini che conosco, soprattutto a Modena, come Anastasio, un altro giocatore di gamba. E poi davanti hanno Virdis adesso mi sfugge, comunque due attaccanti che sono fisicamente abbastanza forti, sulle palle alte riescono ad andare e poi sono organizzate perché comunque accorciano sulla seconda palla quando viene giocata. La loro principale caratteristica è quella di verticalizzare subito, di andare subito a aggredire. È quello che un po' che faceva un po' il Sant'Arcangelo come caratteristica. Quindi dobbiamo essere bravi a leggere queste situazioni e, ripeto, a mantenere quegli equilibri, perché
che se riusciamo a sviluppare le giocate su quella che è la loro aggressività, possiamo fare più male. E faccio l'ultima domanda. La scelta del sistema di gioco potrebbe essere influenzata magari dal fatto che loro giocano con questo 3-5-2 oppure... Altre domande? A posto, grazie a tutti. Grazie.